Per la propria conformazione, le Marche sono state da sempre aperte ai contatti con il mare Adriatico. In particolare, i centri attorno al promontorio del Conero, Numana a sud e Ancona a nord, che offrivano porti naturali e ben riparati per la navigazione. L'attuale cattedrale di San Ciriaco ad Ancona è sorta su di un tempio ellenistico dedicato alla dea Afrodite. Ma i primi contatti con il mondo greco sono del secondo millennio avanti Cristo, attestati da frammenti di ceramica micenea. Il grande sviluppo dei contatti con la Grecia si ha a cominciare dal VII-VI secolo avanti Cristo, con la presenza di ceramica corinzia, di vasellame e armi di fattura greca. Poi, dalla fine del VI secolo fino al IV secolo avanti Cristo, Numana è uno dei centri dell'Italia antica con la maggiore presenza di ceramica attica, delle più diverse forme e con raffigurazioni ispirate alla vita quotidiana o a diversi episodi del mito. Ceramica a figure nere, a figure rosse, su fondo bianco, fino alle produzioni da essa derivate, come la ceramica alto-adriatica. In età ellenistica, Ancona ha molti caratteri delle città elleniche. Nelle sue necropoli sono presenti stele con iconografia ed epigrafi greche.